Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Napoli solido e cinico batte l'Udinese al Giuseppe Piccolo di Cercola. La sfida salvezza, valida per la 10ª giornata del campionato Primavera 1, viene indecisa nella ripresa da un gol di Rossi. Un primo tempo sottotono per entrambe le squadre, nella ripresa arriva il vantaggio a metà secondo tempo di Rossi, poi il forcing finale dell'Udinese non basta per trovare il pareggio. 3-4-2-1 per il Napoli con Boffelli in porta, trio difensivo composto da Barba, Yussai e Obaretin, Lamine, Gioielli, Iaccarino e Acampa a centrocampo, trio d'attacco composto da Alastuei, Marranzino e Rossi con i due alle spalle di Rossi per Mister Frustalupi. 3-4-3 per l'Udinese con Di Bartolo in porta, Abdalla, Cocetta e Ghessandi in difesa, Iob, Bassi, Castagnavitz, Pulineia a centrocampo, Emedo Moura, Bascia e Centis in avanti per Mister Iani. Terzo minuto, scappa Rossi sulla destra, mette al centro, blocca il portiere dell'Udinese, nulla di fatto. Minuto 14, insidioso il cross di Lamine, chiude bene la difesa ospite. Ventesimo del primo tempo, Marranzino mette dentro una bella palla per Acampa, parata del portiere dell'Udinese che riesce a mettere in corner. Minuto 33, Udinese pericolosa, batti e ribatti in area azzurra, ci provano i friulani ma nulla di fatto, blocca Boffelli. Minuto 42, tiro dal limite dell'Udinese di Iob, palla alta, è l'ultima occasione di un primo tempo abbastanza statico da entrambe le parti, finisce il primo tempo sullo 0-0. Parte bene l'Udinese nella ripresa, più concentrata soprattutto in fase offensiva, ci prova al 46esimo Moura, tiro alto. Ancora Udinese pericolosa pochi minuti dopo al 52esimo con Bascia che ci prova dal limite, ancora una volta palla alta. Minuto 59, Bassi si libera di un ottimo Obaretin e Baltiro, respinge Boffelli. Migliore occasione forse della partita fino a questo momento la ha il Napoli dopo un'ora precisa di gioco con Marranzino che dal centro dell'area di rigore sfortunato spedisce di poco a lato il pallone. Minuto 66, fiammata improvvisa del Napoli, lancio di Barba per Rossi che di mancino insacca dal centro dell'area di rigore, trova l'1-0 all'improvviso il Napoli con una gran fiammata del suo attaccante numero 23, Napoli in vantaggio. Minuto 70, cross di Rossi, sai che si è fatto tutto il campo per colpire di testa, viene anticipato da un difensore dell'Udinese, ottima chiusura. Nell'ultimo quarto d'ora è forcing per l'Udinese al 77esimo, è pericolosissima la squadra friulana, doppia conclusione, ottimo Boffelli, salvifico in entrambe le occasioni, arriva sul pallone Russo che devia in porta ma è in fuorigioco. Minuto 79, avvicina al termine, si rivede il Napoli, palla di Russo per Pesce, chiude bene in scivolata Ghessan che blocca il tiro dell'attaccante. Il match termina dopo 3 minuti di recupero, un forcing finale infruttuoso dei friulani, vittoria importantissima per il Napoli che batte l'Udinese nel match salvezza.